Miei cari concittadine e cari concittadini, ho preso ieri dei nuovi provvedimenti che non si prendono certamente a cuor leggero, nel senso che la situazione, che inizia a essere veramente pesante anche da noi, pensate che in tutta la provincia di Benevento abbiamo ormai 1500 unità sottoposte al contagio del Covid. E abbiamo la stessa città di Benevento, che voglio ricordare ai miei concittadini, fino a 2 mesi fa era Covid-free, significa che non avevamo nessun caso di contagio, nessuna presenza in ospedale. Mentre invece oggi ne abbiamo più di 300, arriviamo a 350. Il che evidentemente richiama responsabilità di chi guida una comunità come me, ma la guida assieme a voi. Ed è giusto che ognuno si renda responsabile perché le sanzioni, i controlli rischiano di essere inefficaci se non c'è questa vostra partecipazione fino in fondo, di stare a casa quando è giusto stare a casa, di uscire il minimo indispensabile, come tutti quanti sottolineano dal punto di vista medico-scientifico. Io ho puntato a che cosa in questi miei provvedimenti? A evitare gli assembramenti, che significa lo stare assieme non in maniera immotivata, ma anche in maniera a volte, diciamo, utile per le forme di affettività, però questo non è possibile. Utilizzare il corso per lo struscio in questo periodo non è possibile. Avete mai visto che magari un malato cardiaco si mette a fare la corsa di 100 metri? No, questa nostra corsa, questo nostro passeggio, che è uguale a quello di 100 metri, chi è infartuato, oggi non è praticabile. Lo faremo quando sarà il caso, quando il vaccino arriverà e secondo tutti dovrebbe arrivare abbastanza presto. Ma il vaccino farà scomparire la presenza del Covid, perché per fare la vaccinazione a 60 milioni di italiani occorreranno perlomeno 5-6 mesi. Noi ci stiamo attrezzando, dal nostro punto di vista, per eventualmente accompagnare il percorso, come abbiamo fatto con la possibilità e l'opportunità del sierologico o di altri elementi che hanno reso processuale la possibilità dei tamponi abbastanza rapidamente. Ho chiuso il corso. Ho chiuso alcune piazze anche adiacenti per la semplice ragione che c'era là il luogo, come è capitato a Napoli e in altre parti delle città italiane, questa forma sconveniente. Non potevo dire rispetto agli altri, voi non potete chiedere a noi sacrifici come abbiamo fatto a Benevento per i nostri ospedali e poi vedere le scene dei napoletani in giro per la città in maniera così estroversa e simpaticamente anche, ma estroversa e fuori luogo dal punto di vista morale e dal punto di vista per chi soffre. E poi assistere anche a scene come quelle magari nostre del corso percorso in maniera un po' irrituale in questo periodo. E ho fronteggiato anche una situazione che riguarda i minori, cioè i ragazzi, perché abbiamo notato, secondo le analisi e le indagini fatte dal Corpo di Polizia Municipale, dalle polizie nazionali da noi, ci hanno riferito che soprattutto i ragazzi 14, 15, 16 anni sono quelli che maggiormente facevano assembramento. Ho vietato che questo potesse accadere dopo le 18 nei fine settimana. Qualche commerciante si è lamentato, però di fatto voglio dirlo e voglio sottolinearlo, la salute e la vita delle persone viene prima di ogni dato di natura economica. Non perché non bisogna rendersi conto degli aspetti economici che in questo periodo sono precari. Lavoriamo, stiamo lavorando, ho fatto come comune, come amministrazione, quello che è possibile fare. Ci stiamo muovendo anche a livello nazionale e regionale per dare ristoro il più possibile a quelli che purtroppo in questo periodo soffrono un infarto di natura economica, di natura finanziaria. Però la salute e la vita viene prima di ogni altra considerazione, un altro aspetto. E quindi io devo tutelare e evitare gli assembramenti, chiunque vuole. E può andare a fare fino alle 20 di sera, fino a quando chiudono i negozi durante il corso, per il corso, e può andare a fare tranquillamente le sue spese. Quindi non c'è nessun motivo. Se si ferma qualcuno anche a vederla, a visionare la vetrina, non è che viene mandato via a calci nel sedere, assolutamente no. Però non è opportuno fare questa forma di assembramento, assembramento. Ho chiuso al tempo stesso il cimitero perché là potrebbe essere luogo di questa forma di disagio che accompagna le prestazioni, diciamo, di affettuosità e quindi vedersi da parte di persone che vanno giustamente a dare forma di partecipazione, di solidarietà umana e cristiana i loro congiunti, però possono ritrovarsi con altri e quindi lasciarsi un po' andare. E poi ho vietato anche il mercato di fine settimana. Per quale ragione? Perché innanzitutto arrivano tantissime persone da Napoli, venditori da Napoli, zona di maggior contagio della Campania. Ma perché al tempo stesso, se non ci sono, secondo l'ASLA, le motivazioni dal punto di vista delle prestazioni sanitarie, non è giusto in aperto
un mercato che non ha i titoli per essere in piedi. Se invece riusciremo a fare, cosa io voglio anche fare, a recuperare questa dimensione sanitaria, se ci sarà l'accesso e l'uscita, se ci sarà la possibilità di evitare assembramenti e ci sarà condizionamento, se al tempo stesso ognuno sarà misurato nella temperatura che porta con sé, allora eventualmente potremo fare tutte queste cose e anche ripristinare il mercato. Questo richiede però, lo voglio dire a tutti, grande senso di responsabilità. Continuiamo a fare quello che si è sempre fatto, cioè nel senso di lavarsi costantemente le mani, di avere la mascherina costantemente. Vedo ancora alcune persone che non portano la mascherina. Ho dato incarico soprattutto alla finanza, alla polizia della finanza, di occuparsi di alcuni negozi che mi dicono che chi sta dentro non porta la mascherina, non viene misurata la temperatura. Questo non è assolutamente possibile, perché questo è motivo di contagio. Penso, dicendo queste cose, alle famiglie, molte delle quali mi chiamano, angosciate perché vivono il dramma dell'essere in casa, da soli. A volte con fatica stanno da soli perché non hanno chi gli può dare una mano, chi li può accudire. Noi stiamo provvedendo anche, oggi ho fatto un nuovo incontro con Protezione Civile, con la Croce Rossa, con la Misericordia, perché se avete bisogno basta chiamare al sindaco, magari a costoro, perché vi possono portare la spesa. Penso, dicendo queste cose, alle famiglie, molte delle quali mi chiamano, angosciate perché vivono il dramma dell'essere in casa, da soli. A volte con fatica stanno da soli perché non hanno chi gli può dare una mano, chi li può accudire. Noi stiamo provvedendo anche, oggi ho fatto un nuovo incontro con Protezione Civile, con la Croce Rossa, con la Misericordia, perché se avete bisogno basta chiamare al sindaco, magari a costoro, perché vi possono portare la spesa, darvi una mano per la farmacia, diciamo, ambulante da questo punto di vista, insomma, per essere accanto a ognuno di voi. Però non posso, nel momento in cui vedo queste scene drammatiche anche in nostri ospedali, essere a favore di quelli che chiedono gridando come se questi miei provvedimenti fossero estemporanei. Ieri qualche, voglio dire, idiota politico si è permesso di dire che io ce l'avevo con i commercianti. Tutta Italia sta facendo così. Ha chiuso Firenze, il corso principale, i luoghi principali della presenza storica di Firenze. Ha chiuso Zaia, che parte politica diversa dalla mia. Ha chiuso l'Emilia Romagna, ha chiuso tutti. L'ho fatto anch'io prevenendo loro, prevenendo questi governatori e questi alcuni sindaci che sono in giro per l'Italia, facendo una cosa che mi pare giusta, perché ho un solo dovere fino a quando farò il sindaco di questa città: accompagnare in solidarietà tra istituzione e comune la gente a vivere il più a lungo possibile. Non voglia che nel periodo della massima di resilienza, dobbiamo dimostrare resistenza rispetto al virus, in attesa del vaccino, qualcuno muore prima di tutto questo. Diamoci da fare, io faccio la mia parte, ma anche tu, amico e cittadino di Benevento, fai la tua. Buon fine settimana.